Amici di TecnoAndroid, buongiorno. Primo grande evento di giornata. LG ha finalmente presentato LG G6. Le indiscrezioni che erano prevenute nei giorni scorsi sono finalmente avverate. Infatti LG ha presentato il suo nuovo top di gamma che presenterà e che rappresenterà LG appunto nel 2017, caratteristiche molto interessanti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa di più dal lato processore. Viene confermato, meglio, viene apportato l'upgrade rispetto a G5. Abbiamo infatti a bordo Snapdragon 821 con 4 GB di RAM LPDDR4. Abbiamo un display con una risoluzione 2K, quindi elevatissima. Nuova feature di LG appunto, che ha puntato tantissimo quest'anno sul display, da 5,7 pollici in un corpo, pensate, addirittura più piccolo del flagship dell'anno scorso. LG dice di aver importato un display da 5,7 pollici che entra addirittura nelle dimensioni di un 5,2 pollici. Effettivamente è così, testandolo in questa prova si può benissimo vedere come l'utilizzo ad una mano sia davvero impressionante. Io non faccio alcuna difficoltà a muovermi all'interno delle interfacce, sto utilizzando una mano. Ovviamente le dimensioni sono comunque importanti, ma si riesce tranquillamente a fare l'utilizzo di una mano. Nuova interfaccia di LG che ovviamente vedremo in sede di recensione, fotocamera che rimane al top. Stiamo parlando di due fotocamere posteriori, una da 13 megapixel e l'altra a angolo maggiore, sempre da 13 megapixel con doppio flash LED. Troviamo, rimane nella parte posteriore il sensore di impronte digitali. Viene a mancare nella parte superiore il sensore ad infrarossi, secondo microfono per la soppressione dei frusci, jack da 3,5 mm nella parte superiore, e la cornice in alluminio. Lato destro troviamo il pin che contiene la SIM e l'espansione della memoria, che ricordiamo essere da 32 e 64 GB, espansione possibile fino a 2 tera. In basso troviamo il primo microfono di sistema, il connettore Type-C e lo speaker audio. Fianco sinistro esclusivamente il bilanciere del volume. Questo è il design di LG G6, rimane l'ambient display molto molto interessante, che ci notifica ovviamente tutto a schermo spento. Display 2K, cosa dire, noi le nostre attese su questo terminale sono davvero alte. In fase di recensione riusciremo a trovare quelli che potrebbero essere i suoi piccoli difetti e se ci saranno anche dei limiti. Per adesso vi rimandiamo ad un prossimo video da Mobile World Congress di Barcellona.